Scusa, ma ho avuto un impegno improvviso, in questi giorni l'avete visto impegnato su vari fronti, ma siamo autorevolmente rappresentati dai due vicepresidenti Barbara Carona e Alberto Pilotti. La seconda informazione riguarda la campagna abbonamenti, saremo più precisi, spero già in giornata, però vi anticipo che la riapriremo indicativamente dall'1, forse 2 di settembre, fino alla partita che giocheremo in casa con il Bari, quindi presumo grosso modo l'8, però queste date prendetele come beneficio di mesario, stiamo dialogando con Ticket One solamente via internet, quindi daremo l'ultima possibilità, perché abbiamo avuto qualche telefonata, qualche mail di qualcuno che l'abbiamo tenuta aperta quasi 3 mesi, quest'anno un record, 2 mesi, anzi 2 mesi e mezzo, un record di lunghezza campagna. Comunque c'è sempre qualche ritardatario, qualcuno è tornato dalle ferie, diamo l'ultima finestrella, diciamo, alle stesse condizioni eccetera eccetera, solo via internet. Questo vi volevo anticipare per i nostri tifosi. Rino Fossi, te la parola. Ha detto quello che volevo dirvi io, a parte gli abbonati, è il giorno che presentiamo Caccia, adesso parlerà il vicepresidente Pilotto e Barbara Caron in sostituzione del nostro presidente Cestaro, a parte che parlavano ugualmente, sono sempre stati presenti quando abbiamo fatto questi eventi interessati ai giocatori. Do la parola sotto via per alcune domande, se volete sapere i dettagli, queste cose qua, e poi sono ancora fuori per altre domande. Ci sono qua i due vicepresidenti e il giocatore che ci ha le domande. A voi. Ma il dettaglio, come credo sapete già tutti, Daniele arriva in prestito con diritto di riscatto definitivo da parte nostra, e ovviamente speriamo tutti che a fine campionato si possa fare questo diritto di riscatto, perché Daniele ha grande voglia di rimanere qui a Pavolo, poi lo dirà lui. Questi quindi sono i termini. Passerei alle prime parole di Daniele e poi alle vostre domande. Ma innanzitutto volevo ringraziare, insomma, quanti per questa accoglienza, perché è la prima volta che mi passa, quindi sono anche un po' emozionato, quindi volevo ringraziare voi di tutto questo, e volevo iniziare, prima insomma di andare oltre, a ringraziare il direttore Gianluca, che sono le prime persone che ho avuto modo di conoscere, di passare questi 2 giorni che sono chiuso qui tra hotel e ufficio, insomma. E non è stato facile stare 2 giorni consecutivi col direttore, perché insomma non è facile, però ce l'abbiamo fatta, però insomma l'importante è che alla fine siamo arrivati dove volevamo, e siamo felici di questa nuova avventura con la speranza, insomma, che tutti noi e tutti voi, presumo, vi aspettate, che sarebbe quella, insomma, il sogno di quello di andare in Serie A con questa squadra. Allora, grazie Daniele. Prima di passare alle domande, Barbara Carona, Alberto Pilotto, una battuta. Ma io credo che sia una bella conclusione di mercato, per quanto riguarda le entrate, perché credo non ci siano troppe entrate. Magari si lavorerà un po' sopra l'uscita, quindi questa sia una bella conclusione. Io, che sono una nottambula, mi sono svegliata stanotte, ho letto alcune mail, ho visto l'orario della mail, ho detto, caspita, un bel lavoro, vuol dire concludere verso l'una di notte, quindi significa un giocatore su quale abbiamo lavorato e fortemente desiderato. Io credo che lui l'abbia capito, e credo che insomma sarà una bella avventura per lui e per tutti noi averlo qua. Grazie Barbara. Alberto? Sì, è stata la ciliegina che tutta la società si aspettava, e un bomber, leggo qui 34-317 reti l'anno scorso, 2 se non sbaglio contro di noi in trasferta a Piacenza, per cui un lottatore in meno quando giocheremo contro altre squadre. E niente, fortemente voluto dal nostro direttore, questo attaccante, che è da un mese che ci gira attorno, che lavora, non ci diceva niente, viene, non viene. No, il direttore lo scrive. È stata un'operativa un po' complicata, comunque siamo molto contenti, come diceva Barbara, il miglior modo per finire il mercato, in entrata penso abbiamo finito. E quindi a voi le domande per lui, che sarà la cosa che vi interessa di più probabilmente. Grazie Alberto. A voi tutti i presenti. Sì, ciao.
Innanzitutto immagino che tu sia già pronto a giocare, ti sei sempre allenato, sei a posto, quindi in teoria potresti scendere in campo anche oggi pomeriggio, no? Sì, sì, ho sempre fatto da giocare. Ma ultimamente ho saltato qualche amichevole, però ho sempre fatto quello, quindi sono pronto. Volevo sapere qual era la cosa, la partita è stata lunga, ieri non vieni. Personalmente cosa ti aspetta a scegliere il Parma rispetto a... L'unico mio dubbio inizialmente era quello di, insomma, il forte desiderio di a 28 anni confrontarmi in Serie A. E avevo deciso di prendere qualche giorno di tempo solamente per cercare di aspettare, di vedere se usciva qualche altra alternativa. L'alternativa in effetti qualcosa c'era, però alla fine, poi pensandoci bene, insomma, ho fatto una scelta basata su anche sul rapporto umano, perché comunque quello che mi ha dimostrato il direttore sportivo e l'amministratore delegato, e poi, che prima dimenticavo, insomma, ieri ho passato anche mezza giornata col presidente, quindi questo volevo ringraziare soprattutto lui, perché ho conosciuto veramente una gran persona, una persona che ha voglia di fare il calcio sano, che oggi come oggi, insomma, non da tutte le parti si può trovare una persona così. Quindi dicevo, alla fine poi c'era stato qualcos'altro, però questa scelta, stavo dicendo, è basata soprattutto sulla voglia che queste persone qui hanno voluto che io venissi qui, e quindi alla fine andare da un'altra parte, forse per rattoppare delle trattative saltate, quindi si buttavano su Cacia, sinceramente non me la sono più sentita, ho deciso di fare questa nuova esperienza qui, perché quando ti vuole qualcuno fortemente è giusto che tu insomma accetti e gli paghi la fiducia.